Carlo Noro, titolare dell'omonima società agricola biodinamica, nonché uno dei massimi esperti della materia a livello nazionale e non solo. Stiamo assistendo al fenomeno dei cambiamenti climatici che comportano una radicale modifica del nostro modo di mangiare, facendo perdere sia la stagionalità ai prodotti, ma anche, credo, modificando il livello qualitativo. Cosa sta accadendo? Ma soprattutto, ci sono rischi per l'uomo? Certo che sì, la domanda è molto complessa perché la spiegazione deve essere, no? Mi dovete dare un po' diciamo di tempo globalmente per spiegare e arrivare a una risposta soddisfacente, diciamo così. Certo è che si parla di cambiamenti climatici, ma il cambiamento climatico bisogna stabilire innanzitutto se è colpa dell'uomo. O è l'evoluzione della Terra che esiste. Certo, una cosa è certa comunque, che nella nostra era è la prima volta che l'uomo riesce a incidere il ciclo della natura. Che cosa vuol dire? Oggi noi, gli strumenti, anche scientifici che noi abbiamo, voi immaginate la bomba atomica, che non c'era 200 anni fa, 300 anni fa. Quindi l'uomo, diciamo, da 100 anni e a ritroso non era in grado di incidere sulla natura perché non ce la fa, perché era tutto il naturale. Penso che una colpa, se possiamo dargli una colpa oppure un'ipotesi di lavoro, è il fatto della chimica. La natura non riconosce la chimica, la natura riconosce il suo ciclo, che è il ciclo biologico, è il ciclo della vita, la biologia di un processo. E quindi la natura. E quindi il compito nostro, voglio dirvi, è seguire la natura, non la scienza che noi abbiamo fatto. La vera scienza è la natura. Quindi noi dobbiamo, appunto, seguire il suo percorso. Noi non siamo, noi siamo ospiti della natura, non siamo. Con presunzione gli attori, l'attore principale della natura. In natura, nel cosmo, nella nostra terra, chi primeggia è appunto è la natura. Una bella frase di professor Stefano Mancuso lo dichiara apertamente. Il 97-98% esiste il mondo vegetale. Noi siamo arrivati dopo. Il mondo animale e il mondo umano è arrivato dopo il mondo vegetale. E quindi la pianta ha un'evoluzione di milioni di anni prima di noi. E il suo percorso evolutivo si è formato in quell'inquadramento, in quella sua evoluzione, in quei suoi equilibri. E oggi l'uomo penso che li stia intaccando quell'equilibrio. E io come agricoltore lo so perché la chimica ha intaccato quel processo. E certo, se la chimica ha intaccato quel processo nel piccolo, in agricoltura sto parlando, ma se noi la riversiamo nel grande, secondo me questi cambiamenti climatici è da addebitare per la prima volta nella storia dell'uomo all'uomo stesso che ha sbagliato il suo percorso. In Italia potremmo assistere all'estinzione di alcuni prodotti e magari alla nascita di nuovi. Lo stiamo già facendo. Non c'è più con la globalizzazione. C'è proprio un settore a tenuta stagna, come appunto si sta facendo l'economia. Oggi non si guarda più nell'insieme, o per quello che ci riguarda, non guardiamo più il settore che ci compete. Che cosa vuol dire l'Italia? Che contesto è? È industriale? Mi sembra agricolo, artigianale, agricolo, il turismo. Queste cose stanno scomparendo. Ma se scompaiono queste cose, scompare anche la nostra economia. Il nostro contesto si basa principalmente, per quello almeno che ci compete, sull'agricoltura. Quindi su quello bisogna lavorarci. E perché aggiungere prodotti nuovi? Noi dobbiamo fare prodotti che sono inerenti al nostro contesto in cui viviamo. Ci sono tanti prodotti che noi importiamo, no? Ma perché importarli? Ma noi, allora.
È anche sbagliato perché il nostro genoma, il nostro DNA è stato costruito nel nostro contesto e la sua evoluzione genomica è stata fatta in rapporto a quello che mangia nel suo contesto. E quindi è molto importante che noi abbiamo dei prodotti nostri, ma non sto facendo no, l'integralista o quello che dice ma voglio mangiare solo il mio prodotto, perché no, è una questione anche di salutogenesi, perché noi dobbiamo mangiare il nostro prodotto perché quel nostro prodotto ci è salutare, perché ripeto, perché il nostro DNA è predisposto per digerire quel prodotto, a parte poi la qualità, che spero che ne parleremo. Ha senso parlare ancora di dieta mediterranea? In questo punto, oggi come oggi, non ha senso parlare di dieta mediterranea, perché bisogna includere anche, a parte tutti questi prodotti che noi importiamo, il nostro prodotto è locale non c'è più, la nostra autotinicità non c'è più, non esiste più. Questo ci dobbiamo aspettare, ma a prescindere anche questo c'è il problema anche dell'inquinamento. Il nostro prodotto non è più, stamattina no, ne parlavamo dei sapori, il sapore non c'è più. Ma perché non c'è più il sapore? Perché la pianta non ha più il suo equilibrio. E qual è il suo equilibrio della pianta? È quello che abbiamo detto prima, è la sua evoluzione. Quello che noi non abbiamo tenuto conto dell'evoluzione della pianta. Siamo stati dei grossi egoisti in rapporto al rispetto e all'evoluzione. Non l'abbiamo rispettata a livello etico, voglio dire, no? E questo mi viene da ridere, ma è molto importante, è molto grave secondo me, perché appunto noi stiamo distruggendo il mondo vegetale e non ce ne stiamo accorgendo, ma i primi accenni ci sono, e appunto per avere la nostra... Io parlo di ingordigia, perché magari la scienza può anche giustificare questo percorso, no? E dire, vabbè, ma così bisogna fare, se no, dice, quelle malattie, come facciamo a non farle venire? Perché bisogna, tu Carlo dici di non usare la chimica, ma un fitofarmaco, se, come fai a non usarlo se hai una patologia? E io di questo ne voglio parlare, perché c'è l'agricoltura alternativa. C'è il biologico, per esempio, perché non se ne prende in considerazione, ma è lì che si dovrebbe potenziare il percorso. Ripeto, la chimica non accetta, la pianta non accetta la chimica. Siamo davanti a un qualcosa di irreversibile e quindi dobbiamo quindi solamente adattarci, oppure è possibile intervenire? C'è chi parla di agricoltura bio che potrebbe abbattere i gas di serra. I gas serra, è normale che diciamo, oggi come oggi i gas serra è l'origine dell'industrializzazione in generale, agricoltura compresa, perché l'anidride carbonica che noi produciamo, il carbonio che noi usiamo in rapporto all'elaborazione del terreno, ai fitofarmaci, all'emissione dei gas serra, che diciamo è tutto un inquinante. È logico che purtroppo è solo un calcolo matematico. Noi non possiamo dire che un indomani risolviamo la situazione con la chimica. La chimica non ha soluzioni, perché appunto non lavora. E qui ritorno a quello che abbiamo detto prima, perché la chimica non lavora rispettando il ciclo vitale della pianta. Non so se ho risposto adeguatamente. I detrattori però sostengono che a causa di una più bassa resa produttiva per ettaro dell'agricoltura bio sì. dovrebbe richiedere proprio un maggior suolo e quindi deforestare quella parte di polmoni verdi che ancora rimangono. Come possiamo rispondere? Rispondo con un aneddoto che mi è venuto in mente adesso. E tu lo sai, poi Marco, come sono fatto io. Ho conosciuto un ingegnere della NASA dove stavano progettando il fatto di andare su Marte, no? Oggi c'è il progresso astronautico di andare su Marte. Ma non è, vabbè, e questo fa parte della tecnologia, che ben venga, non stiamo criticando questo in questo settore. No, mi è venuto da ridere perché questo amico mi disse che vogliono il fatto se nel 2050 il cibo, non avremmo più il cibo per andare, per sopperire al fabbisogno umano, dobbiamo cercare altri.
E allora la mia risposta che mi è venuta è che perché su altri pianeti non. Ma perché noi andiamo su Marte e non sappiamo lì che c'è, che non c'è? Ripeto, a livello scientifico, tecnologico, possiamo fare tutte le ricerche che vogliamo, ma cercare la soluzione dell'alimento su un altro pianeta, a me viene da dire, ma perché stiamo distruggendo la nostra Terra? Non distruggiamo più la nostra Terra, cerchiamo, perché la Terra. Da mangiare c'è il cibo, ce n'è per tutti ancora. È un'illusione dire, ma se, normalmente le previsioni loro sono chimiche, perché se loro chimicamente dicono che fra 50 anni non c'è più il cibo, perché non ci sarà più cibo? Perché avranno bruciato le terre, le avranno letteralmente rase al suolo, le terre non produrranno più. Non è il calcolo matematico al letteraggio che loro fanno. E deforestazione compresa. Le foreste ci devono essere, perché chi ce lo dà l'ossigeno per noi, se no? Allora, qui il problema è un altro. Come bisogna trovare il modo agronomico, scientifico, che le nostre terre migliorano negli anni. Non sfruttare le terre, ma migliorarle. Perché oggi far bruciare milioni e milioni di ettari. L'America in primis, che brucia milioni e milioni di ettari, non gli viene da pensare che quei milioni di ettari che stanno bruciando si potrebbero migliorare quei terreni e non bruciarli, ma produrre per l'umanità. Non ci sono limiti. Veniamo all'attuale. Il nuovo ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, apre all'OGM, chiedendo un confronto con le parti imprenditoriali e spinge anche alla ratifica del CETA, cioè dell'accordo di libero scambio, tra Canada e Unione Europea. Cosa comporterà questo per l'Italia e soprattutto per i cittadini italiani? Comporterà una condizione che l'economia italiana va a peggiorare, non a migliorare. Il territorio nazionale, la nostra penisola, è al centro del Mediterraneo. È una penisola, è un contesto dove meravigliosamente al mondo non esiste. E questo contesto è predisposto per l'agricoltura, maggiormente. Per quello che ci compete, almeno per la nostra intervista. E quindi noi ci dobbiamo concentrare, in base al nostro contesto, quello che noi abbiamo contestualmente. Quindi produrre nel nostro territorio i nostri prodotti in modo biologico, io dico biodinamico, tanto meglio, perché sarebbe infondato prendere una via agronomica, per esempio chimica. Perché non è risolutiva la chimica, perché la chimica, come abbiamo detto nelle domande precedenti, non rispecchia le leggi della natura, le leggi dell'albero. Anche nell'ambito politico io penso che perché non prendere in considerazione, no, dei metodi che funzionali, poi non è che è una cosa che chiediamo chissà la luna, si può fare e quindi e perché magari. Prendere del grano dall'America, sì, il grano lo possiamo pure prendere, ma che sia buono. Il grano del CETA è quello che fanno in Canada, dove è ricco di è sporco di glifosato. Quindi sappiamo oggi il glifosato che cosa induce nel nostro metabolismo, nel nostro organismo. E quindi non dico che è veleno puro, però certo non è quella la strada della salute, no, nostra. Noi dobbiamo tenere alla salute. Ma anche come la salute la dobbiamo salvaguardare anche non solo per noi, ma per quelli che verranno dopo di noi. Per cui dobbiamo. Se la chimica ha il suo limite, non è certo. Per esempio, oggi noi sappiamo che la via scientifica si riversa anche sull'OGM. L'OGM purtroppo potrebbe essere anche una soluzione, ma non lo sappiamo. È un rischio però, perché i risultati negativi ci potrebbero essere anche tra 10, 15, 20 anni. 50 anni fa nessuno aveva pensato che l'amianto facesse male e quindi tutti a fabbricare, a intoppare, a isolare con l'amianto. Dopo 50 anni ci siamo resi conto dello sbaglio che abbiamo fatto, no? Quindi è un'ipotesi di lavoro, perché appunto, ripeto, quando l'evoluzione dell'uomo deve guidare il processo naturale, l'OGM non è un percorso naturale, l'OGM è un percorso chimico, perché è una elaborazione più profonda
del DNA della pianta. Ma non lo sappiamo i meandri, siccome noi stiamo manipolando questo processo, ci dobbiamo prendere anche poi le responsabilità di quello che stiamo facendo. L'OGM in natura non esiste, perché ha le sue regole la natura. Allora perché? Perché non prendere in considerazione anche questo nostro percorso, che mi sembra ottimo e risolutivo? Ci sono delle grandi aziende oggi in Australia, per esempio, vi faccio un esempio palese. In Australia oltre 5 milioni di ettari si coltiva benissimo, si esporta in tutto il mondo. Perché non lo possiamo fare anche noi? Perché l'Italia, come dicevo prima, che è un paese contestualmente dove la qualità è innata nel suo paesaggio, nel suo contesto, e noi abbiamo le potenzialità per farle, non possiamo produrre i nostri prodotti altamente qualitativi. E non c'è concorrenza, perché il nostro contesto, ripeto, non ce l'ha nessuno. Mio figlio fa vino, e il vino è un vino naturale, un vino senza additivi e senza niente. Vuoi mettere che tu bevi un bicchiere di vino sano con un vino di vino convenzionale? Il prodotto al mondo più inquinato è la bevanda, è il vino. Il secondo è l'olio. Al terzo ci sono le fragole. Sono statistiche queste, come inquinamento. E noi, che abbiamo l'opportunità contestuale nel nostro paese di fare un discorso alternativo, io penso che la politica ha il dovere etico di fare un discorso più salubre. Buon lavoro a tutti.